Buon saluto a tutti ragazzi, sono Canoia, sono contenta che Sally Face vi sia piaciuto e quindi oggi lo continuiamo. Vi chiedo scusa se ci ho messo un pochino, non so, è stata una settimana, ma il canale è stato hackerato, come sapete, e ho avuto anche la febbre, se mi seguite su Instagram siete aggiornati su queste cose. Comunque, insomma, sono successe un sacco di cose questa settimana, io ho ancora un po' di mal di gola, sono un po' intasata, ho un po' il naso chiuso, ma comunque vediamo se riusciamo lo stesso a fare questo secondo episodio di Sally Face perché voglio assolutamente continuarlo. Allora, com'era la voce da fattore di Larry? Cavolo, e ancora quegli incubi? Non li ho avuti da un po' dopo la morte di mia madre. Penso davvero che sia questo palazzo. C'è qualcosa che non mi convince. Amico, lo so che tu insisti, ma davvero non credo che questo posto sia infestato da fantasmi. Ho vissuto qui quasi tutta la vita, non ho mai visto nessun fantasma. Anche se... Cosa? Anche se cosa? Beh, ormai ci conosciamo da un po', devo farti vedere una cosa. Dove vai, Larry? Eravamo andati in questa parte della stanza, mi sa di no. Pronto? Ah, siamo uscite, bello. Oddio, che carino che cambia l'outfit. Oh, adoro il rumore delle scarpe sulla neve. Wow, come mai non me ne hai mai parlato? Ci vado quando ho bisogno di stare da solo, la mia fortezza della solitudine. Una casetta sull'albero, carina. Figata. Salgo? Vado. Fico, ho sempre desiderato una casetta sull'albero quando ero piccolo. Già mio padre me l'ha costruita prima di scomparire. Aspetta, cosa intendi per scomparire? Un giorno era qui, andava tutto bene, e il giorno dopo non c'era più, nessun biglietto, niente. E tutte le sue cose sono rimaste qui, i suoi vestiti, i suoi attrezzi, il suo portafoglio, la sua patente, tutto. È semplicemente scomparso. Accidenti, mi dispiace molto, Larry, so quanto sia difficile. I tuoi genitori non andavano d'accordo? No, si amavano, non litigavano quasi mai, niente del genere, non è come sembra. Mio padre non ci ha abbandonati. Ammetto che è quello che ho pensato. Nonostante questo sia ciò che mia madre preferisce credere, lui non ci avrebbe mai lasciati così, ci amava. Ne sono sicuro. Quindi cosa credi che sia successo? Senti, lo sai che di solito non sono superstizioso. E lo so che tu e Chug giurate che l'appartamento sia infestato, ma... Non mi ricordo chi è Chug. Beh, io credo si tratti di qualcos'altro. Tipo? Non ne ho parlato granché con nessun altro, ma so di potermi fidare di te, Sal. So che tu non mi giudicherai. Certo che no. Il giorno prima che lui sparisse ho fatto qualcosa di cui non vado troppo fiero. I miei genitori mi avevano comprato dei petardi e mi dissero non so quante volte di aspettare ad usarli, di non giocarci da solo. Ma non ho resistito, amico. Mi accesi un paio e uno finì nella finestra aperta della signora Gibson. E uccise il suo coniglio. Oh no! Oh cavolo, poverino! Già, così corsi dalla signora Gibson e quella si mise a gridarmi contro come una matta, come se avessi bisogno di un altro motivo per farmi incazzare. Quella vecchiaccia. Ci stetti malissimo, però, quel povero coniglietto. Ad ogni modo, mentre scendevo con l'ascensore, lì fu quando vidi il demone. Si è proteso e mi ha toccato, e ho sentito questo brivido super gelido scuotermi tutto il corpo. Ero spaventato a morto. Pensai che stavo impazzendo, ma se ne andò così come era comparso, proprio quando si riaprirono le porte. Mi maledì per quello che avevo fatto, lo mi maledì. Ogni cosa della mia vita andò a puttane dopo quell'episodio. Mio padre sparì, mia madre per qualche tempo smise di parlare. Ho dovuto trascorrere 2 settimane al riformatorio per aver accidentalmente ammazzato quel coniglio. Mi rubarono la bici, saltai la scuola così spesso che fui costretto a prendere ripetizioni estive. È stata una brutta cosa dietro l'altra. Da quel giorno cose orribili accadono a me e a chi mi sta intorno. Quindi sei convinto che questa maledizione abbia portato via tuo papà? So come può suonare, ma è vero, è tutta colpa mia, mio padre, il coniglio, la signora Sanderson, tutto. Oh, aspetta un attimo, anche se ci fosse una qualche maledizione su di te, non puoi incolparti per ogni cosa brutta che succede. La signora Sanderson è quella che è morta nel primo episodio. Non tutto è colpa tua. Che aspetto aveva questo demone? Non avevo mai visto una cosa simile, era come un'ombra che si muoveva tutta nera e nebbiosa, ma aveva la forma di un uomo. Ma l'abbiamo visto! E gli occhi erano una cosa peggiore, quegli occhi rossi che ti trapassavano. Porca merda! Cosa? L'ho visto anche io, ho visto il tuo demone. Non è possibile, quando? Giuro, l'ho visto nell'edificio proprio come...
tu lo hai descritto, scommetto che è anche legato a tutti gli altri fantasmi. Non saprei, amico. E se spezzassimo questa tua maledizione? E come? Forse qui in giro ci sono degli indizi che potrebbero aiutarci. Potremmo provare a scoprire qualcosa di più sui fantasmi, vedere se riusciamo ad andare a fondo a questa faccenda. Ok, perché no? Non ho niente da perderci. Ok. Vediamo cosa c'è qui. Oh, che strano. Cos'è quello? C'è stata un'iconcina. Ho trovato questo strano ghirboide agli oggetti smarriti qualche tempo fa. Credo che reagisca alle attività paranormali. Quella è una delle nostre ultime foto insieme, poco prima che sparisse. Meglio continuare a cercare. Oh no, ma ci sono i fantasmi! Cioè, quindi il Gear Boy mi fa un effetto. Come funzionava? Boh. Non lo so. Armadietto. Niente di utile lì dentro. Baule. Oh, interessante. Una pila di vecchie riviste sulla natura e l'aria aperta. Sembra che il padiglione sia l'opposto del mio. Sono tutte vecchie di 6 anni o più. Niente di troppo utile. Però vediamo che altro c'è qui dentro. Una giacca di pelle sgualcita. Ci sono un paio di vecchi biglietti per un concerto in una delle tasche. Immagino che sia da lui che Larry ha realizzato i suoi gusti musicali. Sembra un bel modo di legare. Non credo di aver mai visto un concerto in TV con mio papà. Men che meno essere andati insieme a vedere qualcuno. Oh, c'è una sorta di strana scatoletta qui dentro, sembra sigillata. Assolutamente prendiamola. Ho fatto anche un segnalino. Perché in inglese? Cosa c'è nella scatola? Non ne ho idea, amico. Apparteneva a mio padre, una sorta di rompicapo. Non sono mai riuscito a capire come aprirlo, però. Sembra ne manchi un pezzo. Oh, hai ragione, non ci avevo mai fatto caso prima d'ora. Ti spiace se lo tengo io? No, fai pure. Grande. Ok. Fammi solo sapere se riesci ad aprirlo, ovvio. Ok, abbiamo trovato un rompicapo che apparteneva al padre di Larry. Ne manca un pezzo, perciò al momento non posso aprirlo. Ok, c'è da trovare. C'è altro? Ok, perfetto, mi dice direttamente che non c'è nient'altro da recuperare. L'armadietto non c'è niente. La fotografia, a parte quello, non fa niente. Mi sa che non posso fare nient'altro. Ok, con Larry non mi dice niente. Ho trovato tutto quello che c'era qui. Ho paura di perdermi le cose. Scusate ragazzi, comunque, come vi ho detto, sono stato male. Spero di non dare troppo fastidio, soffiandomi il naso. Ok. Allora. È così lontano. Ma è in mezzo al nulla comunque questo palazzo. Cioè, che è sto posto? Assurdo. Una videocamera di sorveglianza. Sicuramente quella videocamera sarà utile. Il fatto che sia presente lì. Mi guardo intorno per vedere che altro riesco a trovare. Ok, va bene, meglio che rimanga qui a occuparmi di mia madre. Sta proprio male. Già l'ho notato, beh, fammi sapere se hai bisogno di qualcosa. Grazie, Sally. Ok, sempre più inquietanti questi dipinti. Dovrei chiedere a Megan se sa qualcosa di questo demone. Spero che oggi venga fuori. Posso entrare da Lisa? Oh, posso entrare da Lisa? Lisa è malata come me! Ehi Lisa, ti senti meglio oggi? Oh, ciao Sal, penso che oggi sia il peggio. Appena l'avrò superato starò benone. Ed è un bene perché c'è un sacco di lavoro da fare. Smello della voglia di tornare. Per ora stai tranquilla, riposati. Oh, non preoccuparti per me, Sal. Mi sono riposata un sacco e Larry è stato di grande aiuto. Guarirò presto. Non posso fare nient'altro. Posso portarti qualcosa, non preoccuparti. Ok. Posso andare di qua? No, di qua non c'è niente. Di qua si usciva. Oddio, ma ci sono le foto addirittura con noi. Quindi è già da un po' che siamo in questo palazzo. Se addirittura hanno preso una foto. Comunque è davvero inquietante, Sally Face. Nelle foto di famiglia, eh. Qui c'era il fantasma. L'avevamo visto. Io vado un attimo in bagno. Controllo. Non si sa mai. Non c'è niente. Va bene, direi di uscire. Perché è vuoto il distributore di merendine?
Chi è questo? Ah, è Chug. L'ha dominato prima, però non l'abbiamo conosciuto nel primo episodio. Chug, che combini? Ciao, Sally! Base, aspetto che... Non so che voce dargli. Aspetto che possino riempire la macchinetta. Non riesco a iniziare la mia domenica senza cioccolata. Ti capisco, a me piace iniziare il weekend con videogiochi e cartoni animati. Hai visto l'ultimo episodio di Rico's Modish Wife? Sì, è stato fantastico, adoro quel cartone. Anche io! Bene. Vediamo. Hai visto dei fantasmi di recente? No, non proprio. So che è tua amica. So che è tua amica, ma Megan mi terrorizza e il più delle volte rimango in camera mia. Hai visto un demone con gli occhi rossi? Cosa? Certo che no, stai cercando di farmi venire gli incubi. Ci si vede. Ok, lavanderia. Chi è che lascerà i vestiti? Non lo sapremo mai. Oggetti smarriti. Niente che possa usare per ora. Un'altra videocamera c'è qua. Ma c'erano queste telecamere? Anche di qua. Mi sa che non c'erano queste telecamere nel primo episodio. Forse le hanno messe dopo l'omicidio, boh. Va bene. Hanno nominato questa Megan. Deve essere una nuova amica. Perché non me la ricordo. Casa del signor Edison, ci dà ancora il tè? Ah, ecco. Ma vedi, raga, che io, cioè, sono troppo... Troppo acuta. Cosa sono queste nuove telecamere? Tu e tuo padre non avete ricevuto l'invito per la riunione mensile? Tutto viene discusso lì. Sì, ce ne siamo dimenticati, credo. Non è affatto un problema, però. Vi suggerisco di essere presente alle riunioni in futuro, se potete, ovviamente. Vedi, aiuta a mantenere tutti informati e aggiornati. Ad ogni modo, per rispondere alla tua domanda, ho fatto installare un sistema di sorveglianza per la sicurezza di tutti. Con tutto quel che è successo di recente, i miei inquilini si stavano agitando. La mia speranza... E che con questo nuovo sistema di sorveglianza, ultimo modello, tutti si possono sentire più a loro agio con la loro situazione abitativa. Ha senso, grazie per avermelo detto. Chiediamo anche a lei dei fantasmi. Oh santo cielo, per favore, non dirmi che il mio palazzo è infestato dai fantasmi. L'ultima cosa di cui ho bisogno è un gruppo di fantasmi che spaventi i miei inquilini. Sto già avendo abbastanza problemi a mantenere tutti soddisfatti mentre Lisa è ammalata. No, no, va tutto bene, signor Edison. È tutto a posto, stavo scrivendo un tema per la scuola, tutto qui. Più proprio come prendevo un infarto, non posso più gestire altro stress in questo momento. Sta facendo un ottimo lavoro, cerchi di non essere troppo duro con se stesso. Sei troppo gentile, Sal. Ciao. Ok. La 104. Non ci abita nessuno la 104. Ma io posso uscire? No, non mi fa uscire. Qui vorrei abbassare un pochino le... Una musica leggermente. Sì, così va bene, grazie. Ok. Quindi di qua non si esce. 104, 103. Diamo alla 100. Signora Rosenberg. Chi è? Sono Sal, del piano di sopra. Serve qualcosa? Volevo solo parlare. Parli con me? Oh, d'accordo, entra pure. Oh! Attenzione, nuovo appartamento sbloccato. Non l'abbiamo conosciuta lei. Là, Sally, cosa ti porta? Cosa porta una giovane ragazzetta come te a far visita a questa vecchia signora? Ma Sally Face? Non è un maschio. Salve, signora Rosenberg, vorrei farle un paio di domande se non dispiace. Chiedi pure, cara, potrebbe non rimanermi molto, ma ormai è tutto ciò che ho. Già il tempo è l'unica cosa che ho, e presto scivolerà via da me, o forse non l'ho mai veramente compreso. Una prospettiva davvero bizzarra, non trovi il tempo, seduta qui da sola, la mente può vagare per infinite distanze, chiedendosi cosa ci sia oltre al velo. Sprofondi in questo giro di pensiero, il mondo comincerà ad avere sempre meno senso. Sì, il tempo è un enigma. Oh, ma senti, mi sto blaterando di nuovo. Mi dispiace, cara Sally, c'era qualcosa che volevi chiedermi. Da quanto tempo vive qui? Parecchio, sì, anche se è difficile definire quanto la mia vecchia memoria riesce a malapena a conservare i ricordi di ieri ormai. Figuriamoci quelli di un passato lontano. Temo che questi siano gli ultimi giorni che mi rimangono. Presto tornerò a cendere. La mia coscienza si unirà al grande e misterioso nulla. Un nulla che per i nostri piccoli cervelli è impossibile concepire fino a quando ti dico ci ho provato. Sì, un potente vuoto e terrificante nulla. Mi dispiace, tesoro, sto vaneggiando di nuovo. Qual era la tua domanda? Nessun problema, le stavo chiedendo da quanto vive negli appartamenti Edison. Sai, ricordo quando gli Edison si trasferirono qui.
dall'estero per costruire questo palazzo. A dire il vero, questa terra apparteneva originariamente alla mia famiglia, ma decisi io di venderla agli Edison poiché ero l'ultima rimasta. Pensai che sarebbe stato bello avere di nuovo compagnia, qualcuno con cui condividere i tormenti della vita. Ero giovane, desideravo disperatamente un nuovo indizio. Che ragazza sciocca che ero. Non so perché ogni tanto in inglese, comunque ti penti di aver venduto questa terra? Una vita lunga come la mia è colma di rimpianti, mio caro. Sebbene tutto prima o poi perde di significato. Ok. Riguardo agli Edison, cosa accadde al resto della famiglia? Qualcuno di loro vive in città? Se ne sono andati. Andati. Il tempo ci porta via tutti, Sally. Il povero piccolo Terrence è l'ultimo rimasto della famiglia. Oh, immagino che ora non sia più tanto piccolo, ma per me rimarrà sempre tale. Un ragazzino dallo sguardo luccicante e la testa piena di sogni. E ora guardalo, non lascia più la sua stanza. Già, perché se ne sta chiuso là dentro. Si è fatto un tantino eccentrico dopo la morte dei suoi familiari, se proprio vuoi la mia opinione. Il ragazzo era così teso da essere spaventato dalla sua stessa ombra. Terence adorava suo padre e rinunciò al suo sogno di aprire una casa del tè pur di amministrare gli appartamenti di suo papà. Lentamente ma inesorabilmente cominciò a rinchiudersi nella sicurezza della sua casa fino a che un giorno smise definitivamente di uscirne. Sì, nonostante quella sua facciata allegra che mostra da dietro la porta, Terence Addison è la persona più timida che ci sia, straziato da una vita di sfortune. Ma non lo siamo tutti, mio caro? Sì, presumo di sì. Ok, interessante. Fantasma del palazzo? Fantasmi? Perché mai dovresti preoccuparti di cose come i fantasmi? Sally, sei una ragazzina così giovane e dolce, mi ricordi la me stessa di un tempo. Fai un favore alla vecchia Rose, goditi la vita finché dura. Non lasciarti consumare dal fascino della morte e dai suoi tanti segreti. Lo so, sono allettanti ed è facile lasciarsi catturare. Si potrebbe dire che in un certo senso siamo tutti fantasmi. Semplicemente in attesa di passare da un posto all'altro. Così sottile la membrana che separa l'esistenza dalla non esistenza. Le nostre fragili ossa, i nostri delicati poli, il piccolo pazzo, bottiglia di ciglia. Basta, quanto cazzo parli. Cioè, quanto cavolo parli. Grazie, ciao. Non mi vedrai mai più. Assolutamente mai più. Non c'è nient'altro in questa stanza. Me ne vado e non ci entrerò mai più. Ok. Nella 101, la signora Gibson è quella che un po' urlava. Va bene, andiamo al secondo piano. Me li faccio tutti, visito tutto quanto e vediamo bene cosa troviamo. Le persone che abitavano qui si sono trasferite dopo quello che è successo con Charlie. Ah, ok. Giustamente, la vecchia casa di Charlie. Oddio, ci possiamo entrare? Ovviamente è vuota. Ok. Un po' mi inquieta. Entriamo nel bagno? Assolutamente sì. Cavolo, l'odore c'è ancora. Di sicuro lì non ci vado. Ok. Ok, quindi non c'è niente qua. Charlie ovviamente è quello che è stato arrestato per aver ucciso la signora Sanderson, mi sembra si chiamasse così, anche se ipotizziamo che in realtà fosse innocente, abbiamo fatto... Ah no, in realtà lo psicologo ci ha detto che in effetti era innocente. Ok, non voglio disturbare... Ok, casa di Todd, non vogliamo disturbare... Questa è la solita casa che ci sono rumori strani, non si sa bene cosa stia succedendo. Va bene. Vabbè, in pratica nel secondo piano non c'è niente al momento. Andiamo al terzo. Allora, 300... Casa di Chug. Chug è al piano di sotto, i suoi genitori lavorano nel weekend. Ok, quindi questa è la casa del tipello. Nella 304 non c'è nessuno. 102. Oh. David, lui è nuovo. Oh, ciao Sal, cosa fai di bello oggi? No, no, come... No. Ehi David, come cavolo lo faccio? Aiuto. Hai visto dei fantasmi da queste parti? Cos'è successo ai tuoi pantaloni? Oh beh, sono ancora nella lavatrice. Sara doveva tirarli fuori, ma ci siamo messi a chiacchierare, sai? Abbiamo perso cognizione del tempo.
Hai mai visto i fantasmi? Certo, ovviamente i fantasmi del mio passato mi tengono sveglio tutte le notti, quasi non dormo da queste parti. Ah, e che mi dici di tipo lo spirito di qualcuno che abitava qui? Sally, devi smetterti di drogarti, amico, fidati, avrai una vita migliore. Non fare il mio stesso errore. Ci si vede. A dopo. Amo. David è diventato il mio personaggio preferito. Studenti del college. Ok, non li possiamo disturbare, senti il cuore. Allora, al quarto piano era dove abitavamo noi. Lo lasciai. No, non so se lasciarlo per ultimo. Perché il quinto era quello più inquietante. Vorrei vedere com'è diventato. Però, dai, andiamo al quarto. Facciamo in ordine. Qui è dove abitavamo noi. Perfetto. Casa di Sal. Gizmo, ti stai guardando la TV? Cosa guardi, amico? Perché lo dice come David? Beh, interessante. In bagno? Cioè, ma qualcuno può pulire la lettiera di sto gatto? Madonna, è piena di me. Vediamo cosa c'è qui. Niente di che. Andiamo nella nostra stanza. Che ridere comunque il gatto. Si guarda la TV. Ma dai! No, vabbè! Cioè, invece di Edward mani di forbice, Edward mani di pala. Sto male. Twin Park. Che ridere. Molto simpatica questa cosa. Beh, non c'è niente nella stanza di Sal. È molto anonima questa stanza. E papà? Non c'è? Ah, eccolo qua. Ehi papà, non posso fare adesso, Sal, ho una scadenza da rispettare per lavoro. Ok, ottimo rapporto padre-figlio. Cosa c'hai lì? I soliti tuoi sonniferi? Lui gli occhi non ce li ha rossi, ce li ha direttamente blu. Va bene. Beh, non c'è assolutamente niente di interessante a casa di Sal, usciamo. Ok, vediamo qui vicino chi abita, Robert. Che non è in casa, va bene. Qui è dove è morta la signora Sanderson, giusto? Ok, qui non ci abita nessuno, probabilmente sono andati via. Ehi, ma non c'è la telecamera di videosorveglianza qua? E vediamo se di qua c'è. Di qua c'è! Di là no, l'hanno tolta. Sus questa cosa. Ok, allora vediamo questo quinto piano. Sono curiosa. Ok, ancora in ristrutturazione. Qui era dove avevamo visto il fantasma. Era qua? O forse era qua, boh. Dovrei chiamare Larry, così qui può. Così. Può conoscere Megan, a quel punto dovrà per forza credere che gli appartamenti Edison sono infestati. Larry, ci sei? Sono qui, che c'è? Puoi salire alla 504? Certo, mia mamma ha appena preso la medicina, quindi dormirà per un bel po', arrivo subito. In che senso, Megan? È un fantasma? Cosa volevi farmi vedere? Vieni, lei è nel bagno. Lei? Vieni e basta. Bro? Ah no, era qui che avevamo visto il fantasma, sì. Camera da letto chiusa. Ma che ansia! Cavoli, le stanze del quinto piano hanno visto giorni migliori. Shh, cosa? Aspetta un attimo. Megan, sei qui? Salve, voglio che tu conosca il mio amico Larry. Non credo che ci sia niente qui, amico. Potrebbe aver paura, a volte è molto timida, anche se in realtà è da un po' che non riesco a vederla. Spero stia bene. Quindi vieni quassù in questa stanza muffita per parlare con una ragazza morta? Quanto spesso vieni qui? Sono riuscito a parlarle un paio di volte, ma come ti ho detto, non la vedevo da un po'. Non sono pazzo, Larry, te lo proverò. Ehi, non ho mai detto che fossi pazzo, amico. Per quanto sia strano, ti credo, ok? Sei il mio migliore amico e se questo tipo ci può aiutare a trovare mio padre, io ci sto. Ero davvero convinto che saremmo riusciti a parlare con lei oggi. Me lo sentivo.
Zii, sai con chi dovresti parlare? Con Todd, è uno dei ragazzi più intelligenti che conosca. Ed è anche lui un appassionato del paranormale come te. Sono sicuro che può aiutarti. Todd, davvero? Non mi aspettavo si interessasse di queste cose. Sembra sempre così normale, razionale. Sì, immagino di sì. Ok, beh, andrò a parlarci per vedere cosa riesco a scoprire. Ok, io torno al piano di sotto per assicurarmi che mia mamma stia bene. Fammi sapere se scopri qualcosa. Lo farò. Quindi qui ci dovrebbe essere Megan. Ma non c'è. Meglio così. Vabbè, se è un fantasma amichevole, perché dovremmo averci paura? Oh, posso entrare nella 502? Questa cosa è un po' inquietante, perché c'è una gabbia insanguinata. Andiamo via, andiamo tranquillamente via. Non mi sembra così necessario rimanere. Questa 501 gli è caduto chiuso a chiave. Ah, questo è caduto il numero. Ok, e nel piano 5 non ci sono le telecamere. Giustamente. Cosa ci serve? Allora, ma mi devo ricordare a che piano stava Todd. Ovviamente non me lo ricordo. Proverò al secondo. Madonna, ma c'è, cioè, io una memoria incredibile. Ehi, Sally Face. Conosciamo questo Todd. Oh, e chi sono sti due? Scusa se mi ci è voluto un po' per rispondere. Stavo finendo di dare ripetizioni a Ashley. Voi due vi siete già incontrati? Ehi, sono Ash. Carina, Ash. Noi innamorati, presuppongo. Tu devi essere Sally Face, ho sentito così tanto parlare di te. Io, sì, io, sì. Certo, tutte cose belle, giuro, sono contenta di averti finalmente incontrato. Sì, anche io, anche per te, cioè, intendo, anche per me è un piacere conoscerti. Beh, mi piacerebbe poter rimanere a parlare, ma devo andare. Grazie per avermi aiutato oggi, Todd. Nessun problema, possiamo lavorare di nuovo su Algebra la settimana prossima. Ci sto, ci vediamo ragazzi, con un po' di fortuna ci rivedremo presto, Sally Face. Sì, sarebbe grandioso. Godetevi il weekend, ragazzi. Sto male. Noi cotti. Anche tu. Tutto bene, Sal? Mi sembri un po' ansioso. Oh sì, tutto bene, sto bene. Ok, quindi cos'è che ti rallegra così tanto? Ah, sembra. Ash sembra carina, anche lei è una matricola. Che tipo è? Il suo nome completo è Ashley Campbell, è una matricola come noi e tutto sommato una bella persona. Ha qualche problema con la matematica, così da un paio di settimane le sto dando ripetizioni. In cambio lei mi aiuta di tanto in tanto con i progetti di arte. Mi pare un'ottima amica. Sì, penso di sì, tu però non sei venuto qui per Ashley, giusto? Perciò che succede? Ah, sì, giusto. Vedo la gente morta. Fa brutto, però è una citazione al film Il Sesto Senso, quindi ci sta. Ti riferisci alla signora Sanderson? No, si tratta di qualcos'altro. Questo palazzo è infestato e sto cercando di scoprire di più sui fantasmi che lo abitano. Ah, capisco. Ho bisogno del tuo aiuto. Grazie per avermi raccontato la tua storia. Penso di poterti essere d'aiuto nelle tue esplorazioni paranormali. Nello specifico ho il sospetto che un'entità risieda nel mio bagno. Davvero? Sì, sembra per l'appunto una strana coincidenza il fatto che la tua Megan e la mia entità compaiono entrambi nei bagni. D'altra parte, però, anche può darsi che i tubi dell'acqua funzionino come una sorta di collegamento per loro. Hai con te la cartuccia del Gear Boy? Sì, ottimo, andiamo a controllare il bagno. Cosa fai di solito per evocare Megan? Il Gear Boy si illumina ogni volta che lei è vicina? No, non si accende sempre. Di solito inizio semplicemente a parlarle, a volte si manifesta, altre volte no. Ok, proviamo a fare la stessa cosa qui e vediamo se riusciamo a richiamare lo spirito. Oi là, c'è qualcuno qui con noi? Non vogliamo farti del male, siamo tuoi amici. Ehi là, c'è qualcuno? Non succede niente e il gioco non si è nemmeno acceso. Ho un'idea, fammi un po' vedere. Scommetto di poter modificare il tuo Gear Boy in modo da che possa rivelare meglio i punti infestati. Ok,
Grande, mi sembra perfetto. Avrò bisogno di due cose per poter completare la modifica. Innanzitutto ho bisogno di qualcosa per amplificare la ricezione del dispositivo, inoltre qualcosa in grado di potenziare la quantità di energia irradiata, quindi qualcosa come un'antenna e una batteria? Esatto. Mi trovi in camera mia quando sarai pronto. Oddio, e dove la trovo sta roba? Ma c'ha un bong sto tizio? Hai capito, Todd? Stanno tossendo i genitori di Todd. Sono tutti malati. Qui c'è la camera di Todd. Ah, questo è Bob. Mi piace il tuo pesce. Si chiama Bob. E ok, i miei genitori hanno insistito perché avessi un maggior contatto con la natura nella mia vita. Per bilanciare tutta questa tecnologia, come la chiamano loro. Va bene. E mi puoi dire dove trovo le cose? Questo può andare per la ricezione? Ah, boh. Ah, ok. No, ok. Ah, ok, quindi gli propongo le altre cose. Walkie talkie. Ok. Quindi mi manca un'antenna. Che non ho idea di dove trovare l'antenna. Dove posso trovare un'antenna? Qui c'era il bagno. Ma quindi adesso il walkie-talkie non lo posso più usare? Vabbè, non penso che mi servirà. Ok. Mi sa che mi devo un attimo mettere a esplorare meglio. E capire cosa? Dove trovo un'antenna? Ehi, Chug, mi daresti una mano? Non credo proprio. Oggetti smarriti? Non c'è un'antenna negli oggetti smarriti. Magari se chiedo a Larry. Ha un'antenna lui? Vediamo se Larry mi dà una mano. Ehi! Oddio, l'ho visto e ho detto, mi serve! Ti dispiace prendere in prestito l'antenna della tua radio? Oh, no, penso che tu possa prendere. Ragazzi, ma io ho una capacità di ambientarmi e andare subito al dunque, che quasi mi spavento. O sono molto fortunata, o sono molto sveglia. Credo fortunata, non sveglia. Cioè, non avevo sicuramente pensato all'antenna della radio. Dove cavolo stava Todd al secondo? Stava al secondo, sì. Ok. Ok, Todd, abbiamo anche l'antenna. Sì, questo andrà benone. Con i due componenti che hai recuperato e il mio equipaggiamento. E il mio equipaggiamento posso applicare al Gear Boy le modifiche di cui ti parlavo prima. Dammi un momento per assemblarlo. Ok, tutto a posto. Osserva, ecco il Super Gear Boy. Fico? Non preoccuparti, puoi ancora usarlo per giocare. Passerà semplicemente alla modalità caccia ai fantasmi quando ci inserirai questa cartuccia. Oh, grande, per un momento mi hai fatto preoccupare. Sfortunatamente però io ho avuto bisogno di qualche parte extra del tuo walkie-talkie e non ho potuto riaggiustarlo. Larry non sarà troppo contento di sentirlo, è ok comunque, è per una buona causa. Ottimo, ora per poterlo utilizzare al meglio hai bisogno di tirarlo fuori con l'antenna completamente stesa. Per fare ciò premi il tasto Y e lo schermo prenderà a brillare anche se nelle vicinanze della. Oh, ok. Mentre illuminato premi quel tasto R lì per rilasciare una potente scarica elettrica. Se la mia teoria è corretta, la fuoriuscita di elettricità fornirà un'ampia riserva di potere in grado di energizzare le presenze nei dintorni e possibilmente anche altri elementi sovrannaturali. Penso di aver afferrato il concetto. Boh, sai, capito tu perché non ho capito. Suggerisco di fare un test nel mio bagno. Grazie. Ok, premo Y. Ho premuto anche R. Forse io. Ha funzionato! Cacchio!
Ehi là, che succede? Fantasma di Greg. Non avrei mai pensato che li avrebbe uccisi. Io. È tutta colpa mia. Chi è Greg? Chi? Stacy e sua figlia. Oddio, che idiota. Sono stato ad inf... Che idiota sono stato ad infondarmi di una donna sposata. Non è mai un crimine seguire il proprio cuore. Devi essere un tipo romantico come lo ero io. È molto gentile da parte tua, ma ho imparato la lezione. Vogliamo aiutarti? Perché non lasci questo posto? Noi non possiamo andarcene. Che intendi? Perché non potete scendere? Cos'è che vi trattiene qui? Hai mai visto un demone dagli occhi rossi? Se ci potessi dare qualche... No, no, no! Cosa? Cosa c'è? È qui! Chi? L'uomo dagli occhi rossi? Colui che ha ucciso Stacy e sua figlia? Devo andarmene, mi dispiace. Ho la pelle d'oca. Avete visto lo specchio? Avete visto lo specchio? Si è trattato di un'apparizione chiara e cosciente. No, no, raga, ho i brividi. Mi è venuto freddo. Non ho mai visto nulla del genere. Stai bene? Sì, sto bene. Un conto è leggere di paranormale, formare teorie, un altro è vivere effettivamente un'esperienza simile. Capisco cosa intendi, ci vuole un po' per riprendersi. Beh, abbiamo del lavoro da fare, penso di aver fatto il pieno di citazione per oggi, quindi rimarrò qui a fare qualche ricerca. Voglio approfondire la storia degli Edison Apartments e vedere se riesco a trovare qualcosa riguardo ai vecchi residenti e a questi presunti omicidi. Sarebbe veramente d'aiuto, mentre ti occupi di questo, io cercherò ulteriori punti di energia sovrannaturale. A proposito, ho notato alcune scariche anomale attorno alla cartuccia di gioco. Ti consiglio di controllare per assicurarti che sia tutto a posto. Può premere X. Todd ha modificato il mio Gear Boy in modo che possa rivelare punti di attività. Gioca. Si può giocare. Ho solo il Chapter 3. Non sai impedire cosa lo attirò in quel posto, ciononostante non potei impedire ai suoi piedi di percorrere lo sporco sentiero davanti a lui. Forse era semplice curiosità, forse era destino. Ma che cacchio mi stai dicendo? Ma c'è un intero gioco? Cioè, intero, per modo di dire, credo. Spiacente, riservato ai membri. Ok. Ascolta, sembra che qualcuno stia piangendo, meglio controllare e assicurarsi che vada tutto bene. Oddio mio. Sto cercando. Ok, devo seguire il suono, credo. Prima ho fatto a caso, ho preso sempre quelli col suono. Quindi non capivo. Di qua. Ok, qua c'è un suono. Oh, ecco. Salve signora, si sente bene? Chi sei tu? Perdoni la mia maleducazione, signora. Il mio nome è Gregory Montag. Non era mia intenzione di trovarmi qui. È solo che ho sentito piangere e volevo assicurarmi che tutto fosse a posto. Molto gentile da parte sua. Presumo che lei non faccia parte degli uomini di questa chiesa. No, signora. Meglio così, è orribile ciò che accade in questo posto. Mi tiene sveglia la notte. Inizio a temere per la mia sicurezza. E quella di mia figlia. Ho cercato di farli ragionare e non so più che fare. Capisco, ho perso la mia famiglia in un grande incendio giù alla fabbrica l'anno scorso. Mi spezza il cuore vedere una gentile come lei così affranta. Mi piacerebbe poterla aiutare in qualche modo, mi dica di cosa ha bisogno. Così gentile da parte sua, signor Montag. Mi dispiace così tanto per... Ma lui si chiama Greg? Oddio, come il fantasma! Lei potrebbe essere... La signora Stacy e la figlia morta? Sono entrambe morti. Mi dispiace così tanto per la sua famiglia. Per favore, mi chiami Greg. Piacere di conoscerla, Greg. Sono Stacy Holmes. Non sarebbe potuto arrivare in un momento migliore. Lei deve essere solo un umile contadino che è lieto di poter essere d'aiuto a breve persone come lei. Mio piacere, dottoria. Ok, ho finito il capitolo 3 e non ne ho altri. Ah, era apparso un 3 in alto a destra, in effetti. Ok, oddio, devo mettermi a cercare quindi attività paranormali.
Ah no, qui è da dove sono arrivata. Ma io direi di uscire, non penso che ci sia altro qua. Puoi vedere che tipo nei bagni della gente stanno tutte le attività paranormali? Posso entrare nel bagno? Vediamo se tipo primo Y e poi R. No, non succede niente qua. Cosa? Cosa è successo? Allora, fammi premere Y. Non succede niente. Cosa cavolo è stato? Mi ha sbloccato qualcosa? Controllo perché non so cosa significhi. No, non mi ha sbloccato niente. Vabbè, tiriamo fuori questo. Vediamo quando sbrilluccica semplicemente. Bello inquietantino, eh. Allora, potrei andare al quinto piano, che è dove tendenzialmente sicuramente ci sono dei fantasmi e mi posso un pochino cacare in mano. Allora, no, aspetta, prima entriamo. Ok, ho un po' di paura. Ammetto che ho un po' di paura. Ok, non è successo niente. Qualcosa sta succedendo. Sono degli strani simboli che però non comprendo. Ok. Proseguo. Questa non ci posso entrare. Qua? Qua avevamo visto il fantasma. Però sembra non esserci niente. Qua per forza, dai. No? Qui non si può andare. Oh, ok. Un altro simbolo. Non aveva un bell'aspetto, no? Per niente. Ok. Cavolo, devo proprio andare. Può essere ovunque. Devo letteralmente andare ovunque. Ok, allora mi farò proprio il giro da capo di tutto quanto. Con in mano sto coso per vedere dove me lo segno. Vediamo se dalla vecchietta ci sono fanta... Vecchietta! Oddio, cos'è quell'oggetto terrificante? Difficile da spiegare. Non dovresti proprio giocare con cose che non comprendi. Me ne vado. Ho sbloccato il ca ho capi un capitolo comunque. Credo, ho visto un 1 e quindi presuppongo di aver sbloccato il capitolo 1, se ho capito bene quei numeri in alto a sinistra cosa vogliono dire. Infatti. Anelava disperatamente ad un posto nel consiglio, così la strega viaggiò nelle profondità del castello per la prova d'iniziazione, recuperare il libro delle verità dimenticate. Ok. Adesso, ma non sono Greg, credo. Ha i capelli lunghi. Dove sto andando? Devo stare attenta ad evitare questi cosi, presuppongo. Oh. Fuck. Oddio, ma questo è uno di quei simboli che appare prima, tra l'altro. Ok. Sono arrivata. Prendi il libro. Ho recuperato il libro delle verità dimenticate. Riconoscerete il mio valore ora. Rose? Oddio, ma quindi questa è la signora?
si chiama, come si chiamava, signora Rosberg, qualcosa del genere. Il consiglio riconoscerà la grande intermediazione di cui oggi hai dato prova. Lascia che questo libro da ora in poi rimanga a testimonianza del tuo posto fra le nostre fila. Possa la nostra visione penetrare il paradiso e la nostra influenza essere infinita e perpetua, poiché noi siamo i divoratori di Dio. E mizzica, si chiama Rosenberg. Quindi ogni volta che trovo una presenza e mi sblocca un capitolo, mi sblocca la storia di quella determinata persona, quel fantasma. Quindi la signora Rosenberg in realtà è morta. Bene, ottima notizia. Io sicuramente abbiamo iniziato tutto questo per scoprire qualcosa sul padre di Larry. Quindi andiamo da Larry. O magari andiamo. Tu che mi dici, Chug? Niente. No. Niente. Ciao, ciao, sì, ciao. Andiamo nella sua casa sull'albero. Non so se andare con lui o senza di lui. Se parlargli prima. Ehi! Tua mamma sta bene? Sì, riprenderà il mio cammino di stagione. Il cammino di stagione le fa sempre questo effetto e sono un brutto raffreddore, starà bene. Ti presento il Super Gear Boy! Ah, la voce. Lo ha fatto Todd, incredibile! Aspetta, è il mio walkie-talkie quello! Ah sì, servivano delle parti per aggiornamento, spero che non ti dispiaccia. Posso sempre prendercene di nuovo. Cavoli, beh, va bene, si spera ci aiuti a scoprire qualcosa su questi fantasmi e la mia maledizione. Esatto. Ah no, vado da sola di questa... Ah, è vero, ero da questa parte, era da questa parte, perfetto. Ok. Vediamo cosa c'è qua. Niente. Sulla neve niente. Ok. Andiamo sopra. Qua sicuramente ci sarà qualcosa. Cavolo, non ho trovato quel pezzo per il rompicapo. Oh sì. Chi sei? Sei Jim Johnson? Nessuno può saperlo. Ora, Sal? No, non sono sicura. Nemmeno Larry? Neanche Larry? Dovete... No. Di... Da... Que... Alt... Molti... Di... Cos'è quella parola lunghissima con di finito da O? Alte... Molte... Alte... Vite diranno da We're picking up. I can't quite. Non posso più sentirti, mi dà fastidio. Ce no ho molto tempo. Non ho molto tempo, ricordati soltanto che la. Ricordati soltanto la suora rossa. Devi ricordarti la sfera rossa. Ah no, la sfera rossa. La sfera rossa. La sfera rossa. Cosa intendi? Cosa, chi sei tu? Cosa sei? Ora devo andare. Il tempo sta scorrendo. Non dimenticarti la sfera rossa. Non far. Non aver paura di morire, ti aspetterò. Wow. Proprio quando pensavo di essere invitato a vedere i fantasmi, guarda tu che succede. Ho una vita strana. Qualunque cosa fosse, ho proprio una vita strana. Sì, decisamente. Wow.
Cavolo, io però volevo trovare quel pezzo del rompicapo che ci serviva. Comunque, ho trovato un altro gioco. Cioè, un altro capitolo. Cos'è che era il numero 2? Sì, vediamo il numero. E la donna misteriosa guardò di nuovo negli occhi di Jim e disse: "Se riesci a trovare la porta che si apre con questa chiave, condivideremo i segreti dell'universo con te." Jim è il nome del padre di Larry? Questo è Jim. Ok, vado qua. Carini questi puzzle. Di qua no. Ma porca vacca, prendo pure gli spaventi quando vado a sbatterci. Non so la strada. Sono una pirla. Perfetto. Sono arrivata. Usa chiave. Ok. Non ho scoperto assolutamente nulla del padre di Larry, però. Cioè, di Jerry. No, di Larry. Si chiama Jim. Ah, aiuto, la confusione. Possiamo parlare con Larry di quello che abbiamo appena visto? No. Vediamo se in cucina c'è qualcosa. Un altro simbolo. Cosa diavolo? Ok, penso di aver trovato tutto quello che c'era da trovare se mi dici di tornare da Todd. Non è questa l'uscita. Ok, torniamo da Todd. Todd era al secondo piano. Non so nemmeno se avevo finito il tour di tutti quanti i miei posti con il Game Boy, però vabbè. Todd! È strano, ma non riesco a trovare nessuna testimonianza di omicidi passati. L'unico che risulta è il nostro amico Charlie, ma guarda questa sua fotografia proveniente dagli archivi di Stato. Cosa? E si fa persino più bizzarro. Non c'è nessuna traccia di nessuno degli agenti che erano qui il giorno in cui la signora Sanderson è stata uccisa, nemmeno nei fascicoli riservati della polizia. È come se nessuno di loro sia stato qui o come se non esistessero affatto. Com'è possibile? Non ne sono del tutto certo, ma ho trovato una cosa interessante. È un caso di persona scomparsa nel 1987. Megan Holmes, 7 anni. Viveva negli Harrison Apartments con i suoi genitori Luke e Stacy. Megan è la figlia di Stacy, che è quella donna uccisa per colpa del fantasma che si chiamava Jim. Sembra possa trattarsi della piccola amica del piano di sopra. Deve essere la figlia a cui si riferiva Greg. Ah no, non Jim, Greg, giusto. Troppi nomi. I pezzi si incastrano giusto bene. Ecco dove si fa di nuovo strano. C'è un aggiornamento ad uno dei verbali, a distanza di un giorno da quando questo era stato compilato, che sostiene che la ragazzina è stata trovata morta nel Wendigo Lake, che si trova ad un paio di miglia a sud da qui, insieme ai suoi genitori. Dice che stavano pescando quando sono caduti in acqua e sono affogati. Una qualche sorta di slavina di fango, qualcosa del genere. Si tratta senza dubbio di lei. Aspetta un secondo. Ho già visto quella collana. Lo so, non ce l'ha mai addosso quando parliamo, ma so di averla vista da qualche altra parte. Visto che non ce l'hai più fatta contattarla nemmeno con il Super Gear Boy, forse trovare la collana potrebbe aiutarti. Ok, non me la ricordo. Non mi ricordo dove l'ho vista. Chi aveva questa collana? No, non ce l'aveva la vecchietta. No, non ce l'ha Larry. Vediamo se Larry mi dà una mano. Hai visto questa collana? Non credo. Ha l'aria familiare, però. Jetty Smarrie. Eccola! Adesso Larry vedrà Megan di sicuro.
Ok, ci siamo. Fai la tua magia quando sei pronto. Vai. Megan, sei con noi? Questo è il mio amico Larry. Abbiamo alcune domande da farti. Oddio, eccola. Ciao, Sally Face. Cazzarola! Non è una bella parola, Larry. Dovrai perdonarlo, Megan. Non ha mai visto un fantasma rinodoro. Nessun problema, anche mio papà a volte dice brutte parole. Allora, dove sei stato ultimamente? Che intendi dire? Sono sempre stata qui. Ho provato a contattarti. Mi sa che quando sei vivo non riesco a vedere l'aldilà. Cioè, ah no, mi sa che quando sei vivo non riesci a vedere. L'aldilà. Sì, dove viviamo tutti. E come da questa parte, sono un po' diverso. Conosci un certo Greg? Oh, intendi l'amico di mamma. Mi piace Greg, mi porta sempre dei dolcetti. Ti ricordi nient'altro di lui? Solo che era gentile e che, non, che mi importava sempre dei dolcetti. Oh, e che a mio padre non piaceva tanto, ma non so perché. Cosa puoi dire ai tuoi genitori? Mi manca la mia mamma, non parla più. E tuo papà? Papà mi fa paura adesso, fa paura a tutti qui. Ma non era sempre così, prima era dolce, come la mamma. Cosa è successo? Mi ricordo che avevano litigato e lui era triste, e poi la sua tristezza è diventata rabbia. Ti ricordi i tuoi ultimi giorni? Non lo so, ora è tutto confuso. Stavi pescando al lago Wendigo? No, non sono mai andata a pescare, ma mio padre a volte ci si recava con il signor Johnson. Aspetta, Jim Johnson? Sì, come fai a saperlo? È il papà? Perché è mio papà? Oh, allora i nostri padri erano amici. Puoi dirmi dov'è? Se nient'altro di lui, per favore, ho bisogno di sapere. Mi dispiace che tu abbia perso il tuo papà, ma non so dov'è, so solamente che il signor Johnson e mio padre andavano spesso a pescare. Mi dispiace. Questa è la tua collana. Ehi, sì, quando l'hai trovata? Era al piano di sotto, in fondo alla scatola degli oggetti smarriti. È stata la mia mamma a darmi quella collana, aveva paura, ha detto che mi avrebbe protetta dal male del mondo. Sai dov'è la tua mamma adesso? È in camera da letto, ma non mi ascolta più, non penso possa sentirmi. Pensi che. Oh, cosa? Sta arrivando il mio papà. Non gli piace quando parlo con la gente. Devo andare, ciao. Aspetta, io. Merda. Mi spiace, non rimangono mai troppo a lungo. Beh, avevo bisogno di entrare in quella camera da letto, ma è sbarrata. Riesci a trovare qualche attrezzo? In realtà David ha preso in prestito il piedi porco di mia madre e non l'ho mai restituito. Ti dispiacerebbe andarlo a prendere? Gliel'ho chiesto già 3 volte e ho sempre qualche scusa. Forse tu avrai più fortuna. Certo, scendo al terzo piano e vedo cosa posso fare. Sempre io devo fare, mamma mia, che ansia. Comunque abbiamo sbloccato anche il capitolo 5. Dai, lo gioco subito. Ah, anche il 6. Quando abbiamo sbloccato il 6? Vabbè, iniziamo al 5. Il momento dei giochi fu interrotto dal repentino tramontare del sole. In quel momento la bimba realizzò che si era inoltrata troppo nelle profondità di quel bosco sconosciuto. Ok. Questa è Megan. Non ho minimamente idea di dove io stia andando. Sto facendo giusto, sto facendo sbagliato. Qual è la giusta via? Scusate, ma sbaglio o si vede sempre meno? Ma mi ha ricominciato da capo. Ah, ecco, allora non stavo impazzendo. Non capisco qual è il senso. Non capisco. Non riesco a trovare la soluzione a questo 5. Non lo so, prima o sai. Una giovane seguace si ritrovò intrappolata nelle viscere del castello mentre cercava gli ultimi componenti richiesti dal consiglio. Questo quando l'abbiamo sbloccato? Perché questa non saprei chi sia. Ok. Oh, devo collezionare i teschi. Ma?
Ma che cacchio? Ma che cacchio? Ma sono finita nel gioco della bambina? Ma che cacchio? In che senso? Oddio, ma mi sta confondendo un sacco questa cosa. Mo? Cioè, sono al punto di prima, non ho capito niente io di questa parte. Boh, sono molto confusa. Adesso se vado qui, adesso ricomincio da qui. Ah, però qua non c'era il teschio prima. Ecco. Ho recuperato le ultime cose. Molto bene, i preparativi ora sono completi. Rimani dentro al cerchio mentre compiamo l'evocazione. Capisco. Rimane comunque questo capitolo 5 che non ho capito. Che cavolo, sono riusciti a farli tutti? Però questo non. Al momento lo lascio lì. Lo lascio lì perché non l'ho capito. Madonna, mi sono davvero tanto concentrata su sti giochini qua che mi sono dimenticata quello che dovevo fare. No, letteralmente mi sono dimenticata quello che devo fare. Ah, ok. Piedi porco. Che si dice, amico? Posso prendere il tuo piedi porco? Mi piacerebbe prestartelo, ma è l'unica cosa che tiene sia il mio scaffale che quei mucciosi della porta accanto del 301 sono bravi ragazzi. Sono tipo a posto, ma a volte fanno feste davvero rumorose e fanno tremare i muri e il mio scaffale cade sempre. Se ci puoi parlare tu per me, chiedergli di fare meno rumore, allora potrei prestarti i piedi di porco. Ok, posso provarci. Grazie, sa, lo farai, ma io non ho vestiti puliti, sai, odio essere un guastapese, sai. Nessun problema. A dopo. Va bene. Ehi, studenti del college? Gigi. Ah, oh, no, Ig. Oh, ma sei. Sono dei rotelli. Yo, che stai dicendo, Sal? Ehi, CJ, che combini? Sto cercando di scegliere la musica per stasera. Ti dispiace se do un'occhiata? Fai pure, ragazzino. Come si abbassa il volume? Questa mi sembra abbastanza bassa. E questo? Amico, penso che questo farebbe crollare farebbe crollare addormentati tutti. Perfetto. Sierra. Ehi, Sierra, che combini? Ehi, Sally Face. Sto contemplando un'attività alternativa per la festa di stasera. Io e i miei amici abbiamo i nostri passatempi, ma sto avendo delle difficoltà a sceglierli. Posso dare un'occhiata alla tua lista? Certo. Che dici di quei. Oddio, ho cliccato karaoke, quello per cui stavo proponendo anch'io. Sarebbe divertente uscire per una volta la nostra. No, aspetta, forse ho sbagliato. Torneo di scacchi. È una scelta. Ok, forse il torneo di scacchi è abbastanza silenzioso. Oh, e tu? Azaria, bel nome. Ehi, Zeta, che si dice? Ehi, Sally Face, sto cercando di scegliere un gioco per la festa di stasera. Questo libricino sui giochi, ma non so. Posso dare un'occhiata, prego? Musical Chairs. Che cos'è? Charades. Dodgeball, Duck Duck Moose, Telephone, Ping Pong. Ce ne sono altri? No, vai, scegliamo Telephone. Dici di questo gioco? Sai, questo mi ricorda l'elementare. Forse questo tocco di nostalgia è tutto ciò che questa festa ha bisogno. Grazie, Sal. Ok. Non c'è nient'altro qui, no. Vabbè, penso di esserci riuscita. Che si dice, amico? Ho fatto! No? No, non ho fatto. Che cacchio devo fare più di così? Ah, ok, avevo sbagliato la canzone. Boh, secondo me sembrava giusto anche l'altro, però ok. Ah, perché lui non era d'accordo. Ho fatto! Ah, posso prendere più. Ho trovato un accordo di ragazzi dei cori, farò una festa molto più tranquilla questa volta. Wow, ultima notizia. Grazie per avermi aiutato. Anche Sara sarà contenta. L'ultima volta la foto del nostro matrimonio è quasi andata a pezzi. Sono felice di essere stato d'aiuto. Già, fammi prendere quel piede di porco un secondo.
Eccolo, amico, riguardati. Perfetto, grazie. Ehi, Lerru. Ho i piedi di porco. Grandioso, vai avanti tu, ti raggiungo tra un minuto. Devo fermarmi a fare una cosa prima di salire. Come te la passi? Sto bene, solo che non riesco a credere di aver vissuto in un palazzo pieno di fantasmi e non essermene mai accorto. Vabbè, ci sta. Ok. Quindi vado avanti io? Ah no, per la... Ah no, ok. Aiuto. Oh, sto fulminata, raga. Quando ho iniziato a provare... Perché me l'avrò tagliata tutta la parte dove provavo a giocare ai giochi per il Game Boy e a fare il capitolo 5. Però ci ho messo un'eternità e non ci riuscivo. Mi sono dimenticata tutto quello che stavo facendo. Mi dispiace comunque... Cioè, ho ancora... No, come si fa? Ho ancora questo pezzo del rompicapo. E non l'ho mai trovato. Un po' mi dispiace. Mo facciamo una cosa bella inquietante. Andiamo a evocare il fantasma della madre. Vai, iniziamo questo video di porco. Fatto. Sì, ma Larry? Sì, ma perché sono da sola? Il mio amico Larry? Sì? Stai bene? Ho sbloccato il capitolo 4. Sempre più brividi. Vai, giochiamo il capitolo 4. Quando il marito venne a conoscenza di certe indiscrezioni che la riguardavano, stessi seppe che non aveva più molto tempo, temendo per la sua vita, si rivolse ad un improbabile alleato. Ok, ha detto che devo togliere l'elettricità ad ogni piano, spero riusciremo a farcela. Oh, ma questa è... Ok. Questo è il nostro palazzo. Non devo essere sgamata, ovviamente. Ok. Vabbè, sembra abbastanza semplice. Oddio, non capisco qual è il loro pattern. Ok. Fatto. Non mi hanno mai colpita, ma com'è possibile? Oh, qua non c'è nessuno. Ancora? Ora posso prenderlo. Esamina. Ma cosa? Ok, Rosenberg. Ho fatto saltare la corrente e Greg si è occupato delle ossa. Bene, io ho distrutto il settimo libro. Saremo davvero in grado di fermarli? Sono buone probabilità. Non possiamo garantirlo, ma credo che ce l'abbiamo fatta. Non avrei mai dovuto permettere che si arrivasse a tanto. Mi spiace che Luke sia stato costretto a coinvolgere tagliato. Se possiamo fermare il rituale, il consiglio non avrà possibilità di ripeterlo per altri 1000 anni. Prego allora il Signore che questo funzioni. A Dio non importa di noi, cara. Non sprecare fiato su queste cose, dobbiamo combattere per la nostra sopravvivenza. Oh, mannaggia la miseria, il 5 è l'unico che non riesco a fare, che fastidio. Ora ho un problema un pochino più inquietante da affrontare, ovvero questo buco. Oddio mio, c'è un grosso buco nel muro. Sembra che dall'altra parte ci sia una stanza. Punto di non ritorno. Ok, ho estremamente paura. Ho bisogno di una pausa. Ok, allora è passato più di un giorno per me. Comunque ho il naso rosso perché mi sono un attimo bruciacchiata a Pasquetta. Scusate, ma io mi brucio un po'. Comunque ho guardato la soluzione per il capitolo 5 del videogioco. Perché ragazzi, cioè, va bene tutto, no? Non capivo come farlo e... E non so in base a quale principio, ma devo andare in sotto, poi sinistra, poi sotto e poi destra. Ecco, io questa combinazione, cioè sono stata un'eternità ma non ero mai riuscita a fare questa combinazione, va bene. Dove sei stata, cara? Mi hai fatta preoccupare a morte. Mi dispiace, mammina, mi ero persa ed ero così
ed era così buio e fai silenzio ora. Mio angioletto dolce, va tutto bene, tieni, voglio che tu abbia questo. Ah, è la collana della nonna? Ti proteggerà dalla malvagità di questo mondo, così non dovrai più aver paura di nulla. E mio padre? Non c'è bisogno che sappia, sarà il nostro piccolo segreto. Va bene. Abbiamo fatto i capitoli che potevamo fare. Ora. Ora. Per favore, cerchiamo di essere un minimo coraggiosi e entriamo in questo buco che mi dice che non c'è più un ritorno. C'è un grosso buco nella punto di non ritorno. Andiamo, andiamo, andiamo. Ok. Forse devo tirare fuori il Game Boy. C'è un cappio! C'è decisamente un cappio! Oila! Ok, abbiamo il capitolo 7. Che dobbiamo per forza giocare. Ok. Va bene, facciamo questo 7. In un attimo si ritrovò altrove. Nonostante Luke non sapesse dire come fosse finito lì, sapeva cosa doveva fare. Luke. Chi era Luke? Questa donna è una minaccia per noi tutti, non ci possiamo fidare. Compiremo grandi cose insieme, non possiamo permetterci nessun ostacolo. Oddio, Madonna, quanto va veloce! Oh cavolo, raga, è difficilissimo, lui va troppo veloce. Ok. Piano, piano. Non riesco a controllarlo. Ok, entriamo. La bambina ci rallenterà soltanto. Non ci seguirà mai, con il sangue di quella traditrice di sua madre nelle vene. Ma lui forse è il padre? È il padre della bambina? Il marito di Stacy? Luke si chiama? Ok. È molto difficile da controllare. Molto, molto difficile. Ok, vado. Cammina con me nelle fiamme eterne e il nostro potere non avrà mai fine. Aspetta, se perché usavo la levetta analogica, però in effetti se faccio con le freccettine va molto meglio. Ok. Vado sul fuoco? Luke, puoi sentirmi? Luke? Oh, i brividi. Che diavolo è appena successo? Todd mi ha dato una delle sue invenzioni. Ha detto che teoricamente avrebbe potuto avere la meglio e distruggere lo spirito maligno. Dopo averla ottenuta, sono salito subito qua sopra a assicurarmi che tu stessi bene. È stato un bene che tu l'abbia fatto. Quindi quella presenza inquietante dagli occhi rossi è rimasta qui per decenni, perfino da prima che io nascessi. Può darsi che non sia davvero stato maledetto dopo tutto. Già, chi l'avrebbe mai detto che gli Edison Apartments avevano un passato così oscuro? Io che pensavo che vivere qui con Charlie fosse strambo, accidenti, questa roba è da fuori di testa, amico. Beh, non penso che dovremmo più preoccuparci di quel demone, che quel demone si faccia di nuovo vedere. L'aggeggio di Todd mi sembra essersene occupato per bene. È stato così facile? Oh, che c'è? Non è tutto grandioso e tutto quanto, stavo solo pensando, visto che non c'era nessuna maledizione, questo significa che mio papà, lui, se ne è solo. Oh no, lei ripiange! Oh, che cosa carina! Se ne è solo andato, suo padre! Magari c'è un'altra spiegazione. Ok. Siamo di nuovo dallo psicologo. Mi dispiace, Sal, è tutto il tempo che abbiamo per oggi. Le guardie mi stanno guardando male. Ok, dottore. Aspetti, quella era solo una parte della storia. Speravo di poter avere qualche sincero contatto con te oggi, specialmente dato che questa è la nostra ultima seduta e mancano solo un paio di giorni al tuo processo. Giuro sulla mia vita, non le ho raccontato che la verità. Cospirazioni governative, demoni, fantasmi e qualche sorta di magica console? Davvero non puoi aspettarti che ti creda. Guarda le cose dal mio punto di vista, le prove contro di te, per quello che hai fatto. Beh, sono solide. So come può sembrare, ma ciò che le ho detto è la verità.
Vado alla casa sull'albero. Vada alla casa sull'albero, per favore. Vada a vedere di persona. Troverà tutte le prove che cerca. Cazzo di psicopatico. Andrà alla casa sull'albero? Boh, boh, boh. Ci sta andando, mi sa. Ok. Sono il dottore. Ok. Non è più inverno. Le telecamere non ci sono più. Il palazzo è distrutto. Sono passati un po' di anni, anche perché Sally non è più un bambino quando parla con lo psicologo. I dipinti di Larry. Scaffali, attrezzi arrugginiti e altre gianfrusaglie. Pavimento. Un paio di vecchi dozzinali dipinti, probabilmente di Larry. Scatoloni. Sono pieni di riviste, libri, cassette, nulla di importante. Sembra una foto dei genitori di Larry, niente di strano però. Non c'è assolutamente nulla qui, non so che cosa mi aspettassi. Si vede che avevo bisogno di accettarmene di persona. Sale è stato così persuasivo, tutta questa cosa sembrava così. Fantasma di Larry? Oddio, ma quindi Larry è morto? Dottorino? Non dare di matto, bello. Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Devi tirare fuori Sal di prigione. Tutto questo è molto più grande di quanto pensassimo. Per favore, devi portare qui Sal. No, non è possibile. Calmati, amico, ti farai venire un infarto. È molto importante. Se Sal non arriverà presto, allora. Merda. Oh, cavolo, è morto! Oh. Morto tantissimo. What? Tutto questo è reale? Sto sognando? Ma che lingua è? Ah no, è il contrario. Non dimenticare ciò che ti ho detto. Mi troverai nella stanza bianca. Ok. Mo' incomprensibile, sei, qui. Che cosa c'è scritto? Ma non devi parlare di questo posto agli altri. No, non riesco a capire. Riesco a capire la parte tutta tagliuzzata. L'unico che ti ha creduto è morto. Cosa dovrei fare? Forno! GG! Fuggi! Devo scappare? Cosa? Sento dei passi! Ma qui prima c'era una porta. Processo? Giornalista! È vero che hai deciso di rinunciare a ricevere un aiuto legale e preferisci rappresentarti da solo? Sì. Inquietantissimo! Molto bello. Non ho niente da nascondere. Puoi parlarci della tua convinzione di essere un uomo innocente? Rimani ancora fedele alla versione che hai raccontato alla polizia?
Diffonderò la verità. Stai dicendo che la tua versione originale non era vera? Sto tizio c'ha una cicatrice? Non ho intenzione di rilasciare altri commenti in proposito. Puoi dirci qualcosa su questa presunta persona che avrebbe ucciso tua madre? Come puoi spiegare la totale assenza di testimoni o prove che portino a questo individuo? Non vedo che pro parlare di quest'ora. È vero che hanno intenzione di aggiungere l'omicidio Sanderson alle tue accuse? Quello della signora? Questa mi è nuova, ma onestamente non sarei sorpreso se scoprissi che stanno cercando di addossarmi anche quella colpa. E riguardo a Charlie Mansfield? Non ho altro da aggiungere al momento se non che ciò che ho fatto. Cioè, se non che ciò che ho fatto al tempo era ciò che ritenevo giusto. Non so leggere. Ok, visto che da te non otterremo ulteriori dettagli, lascia che ti rivolga la domanda che ci è stata più quotata. Gli spettatori si sono molto interessati alla questione. È vero che ricevi trattamenti speciali quando si tratta di pasti, poiché la mortadella ti spaventa? Non sono spaventato dalla carne che servono a pranzo, ok? È solo che, beh, è una storia lunga. Al tuo processo manca ancora qualche ora, direi che abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Ah, d'accordo. Il prossimo episodio è ambientato in prigione?